26 metri di altezza con oltre 409.000 LED. Con il maxi albero di Piazza Portanova a Salerno si accende ancor più di magia la città di Salerno con il percorso delle luci d'artista. Con l'accensione di oggi del grande albero che catalizzerà migliaia di persone pronte a scattare foto con una delle attrazioni più gettonate, entra nel vivo la 14ª edizione dell'evento che già per questo fine settimana dell'Immacolata porterà a Salerno centinaia di pullman. E per gestire i grandi afflussi di auto e bus turistici, da oggi scatta anche il sistema di collegamento con le navette su corsia preferenziale dalla zona dello Stadio Arechi verso il centro cittadino e sul lungomare Colombo. Di conseguenza scatta il divieto di sosta e fermata a sinistra per consentire il passaggio delle navette. E quest'anno le cose stanno andando in un modo assolutamente lusinghiero. C'è questa iniziativa oggi di Coldiretti, che fa parte di quelle iniziative di Cornice alla Luce d'Artista, che credo sia particolarmente interessante e particolarmente riuscita. È un albero della Cuccagna, i più golosi sono contingentati, devono venire, perché oltre a prodotti di eccezionale qualità c'è l'esposizione delle nostre qualità e eccellenze enogastronomiche. Insomma, credo che veramente valga la pena di un giro qui, spero che i turisti possano venire anche loro, mi sembra una cosa assolutamente in linea con l'impianto che abbiamo dato quest'anno a Luci d'Artista. L'inaugurazione di questo mega albero di 26 metri si darà un'accelerata all'evento di Luci d'Artista, per questo weekend sono attesi tanti pullman, tanti turisti, un evento che entra sempre più nel vivo. Sì, ci sono richieste da capogiro di prenotazioni per i pullman. Quindi ci predisponiamo a due giorni di grande entusiasmo, di grande affollamento, difficili naturalmente, chiediamo pazienza e comprensione ai nostri concittadini, però insomma è economia che gira. Insomma. Ovviamente non sono mancate critiche, c'è chi dice che non c'è un piano traffico e che ci possono essere difficoltà. Non è vero, non è vero. Le critiche ci sono, ma non è vero che non ci sia un piano traffico. Entreranno in funzione anche le navette, il prolungamento delle linee della metropolitana, degli orari della metropolitana, insomma si fa quel che si può, però voglio dire, quando c'è un tale massiccissimo ingresso di turisti e di visitatori, c'è necessariamente una qualche disfunzione della quale facciamo ammenda, ma chiediamo ai nostri concittadini di essere comprensivi, è economia che gira e serve alla città.